Amici di Onda Libera TV, siamo a Calcinelli, dove Roberto Dini ha costruito un meraviglioso presepe, molto articolato, con gran movimento. E gli chiediamo subito a Roberto, allora, che difficoltà hai incontrato nel fare questo presepe, che materiali hai usato e se hai avuto collaboratori? Sì. Buonasera a tutti, sono Roberto, grazie di essere qui insieme a Dante a questa intervista. Allora, il presepe che ho fatto io quest'anno in questa chiesa, che ho avuto in dotazione dalla famiglia Fraticelli, in comodato d'uso gratuito, siamo qui a Calcinelli, è un presepe che sono 2 anni che lo faccio e lo apro al pubblico. È un presepe che parte inizialmente con delle tecniche di lavorazione di robe del genere, dove c'è, in poche parole, parte dall'alba, dal giorno. L'alba, in questo momento, quando si accende le luci dell'alba, partono le lavorazioni dei pupini in movimento che ho creato io, del tipo pescatore e fornaio. Poi dopo, al crescere del giorno, cominciano tutti i meccanismi a partire, tutti i movimenti, i popini che ci sono, dal falegname, dal girarrosto, dal polentare, tanti altri movimenti, dal vinaio, che dopo, se avete modo, vi faccio anche vedere, e fino a arrivare il giorno pieno, e, come dicevo, c'è tutta la lavorazione, fino alla sera, dove arriverà il temporale, e la pioggia, in poche parole, e da lì si fermerà tutto il meccanismo, tutto l'input che viene comandato da una centralina. E in quel momento lì, al termine della pioggia, l'input tramite la centralina partirà le stelle, comete, lune e quant'altro con la notte, in poche parole. E grazie. Quindi hai riprodotto in pratica tutto il ciclo della giornata e non solo, ma anche del tempo, perché c'è un po', diciamo, quello che è la vita normale di una comunità di lavoratori, di artigiani e così via. Esattamente, allora ho introdotto tutto, l'alba, il giorno, il tramonto, la notte, tutto quanto. Fortunatamente ho avuto la pazienza e la collaborazione di mia moglie per poter fare questo tutto meccanismo tramite la centralina, perché tenevo lei tutto computerizzato e io attaccavo una presa, staccavo un'altra e lei mi programmava, perché sennò da solo non ci sarei riuscito a fare tutte queste cose. Bene. Benissimo, allora ringraziamo Roberto per questo suo lavoro che volontariato puro. Sì, puro volontariato, tutte le spese che le sostengo io, non chiedo niente, perché questa è una mia passione che ho fin da piccolo, quindi sono contento così. E niente, vi aspetto qui al mio presepe, sono qui fino al 6 di gennaio. Complimenti, perché è veramente un lavoro notevole. Amici di Onda Libera TV, un saluto.